Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oggi è martedì ragazzi, oggi è il 7 agosto ragazzi, sì, tolgono la canzoncina del compleanno dal Battle Bus ragazzi, ultime ore dove c'è ancora la festa, l'evento dedicato al compleanno di Fortnite, iniziata il 25 luglio, terminata il 7 agosto, dove ragazzi, ovviamente lo sapete meglio di me, c'erano anche delle sfide da fare sia su Battle Royale che su Salva il Mondo, quindi vi auguro ovviamente di averle terminate, erano semplicissime. Oggi ragazzi la giornata è veramente veramente importantissima, perché fra poco, fra qualche ora andranno giù i server, forse fra un'oretta e mezza butteranno giù i server e prepareranno la nuovissima incredibile patch 5.2 ragazzi. Una patch che abbiamo già visto anche ieri nel nostro video, vedrà introdurre nel nostro Battle Royale un bel po' di novità interessantissime, tra cui ragazzi la prima novità, l'abbiamo vista un pochettino tutti, la andiamo a rivedere ragazzi. 3, 2, 1, scotoio, guardalo qua! È arrivata ieri sera ragazzi la notizia dell'arrivo della doppietta, che in realtà esisteva già su Salva il Mondo da mesi e mesi. La nuova doppietta ragazzi arriverà su Battle Royale. La descrizione cita: doppietta presto disponibile, un nuovo fucile pesante epico e leggendario che può sparare due volte in rapida successione. Ovviamente ragazzi è palese che l'introduzione di questa doppietta vuole un pochettino, diciamo, tenere a bada gli animi di tutti quegli utenti che si stanno lamentando per la rimozione del double pump, ovviamente in Battle Royale. Io personalmente apprezzo tantissimo che Epic Games abbia tolto il double pump, anche perché era veramente osceno giocare contro alcuni giocatori che erano troppo avvantaggiati con uno switch del pompa velocissimo. La doppietta ragazzi invece è un'arma che accomuna, diciamo, sia chi rivuole il double pump che chi non lo rivuole più, potendo quindi colpire, come ci suggerisce la descrizione, due volte in rapida successione. Abbiamo ragazzi un'altra immagine della doppietta, abbiamo anche un gameplay, non preoccupatevi. Come vedete ragazzi, lui dice come danno di base 13.2. Questi sono leak ragazzi, ovviamente sapremo tutto bene all'arrivo sui nostri Battle Royale tra pochissimo. Velocità di fuoco 4, cartridge, quindi il caricatore è doppio, sono due i colpi che vengono sparati in contemporanea. Ovviamente vedendo la doppia canna ci fa ben capire che sono due i colpi che vengono sparati, e 2.7 secondi il tempo di ricarica. Io ragazzi voglio con voi condividere e farvi vedere, forse non lo avete ancora visto, ma su Salva il Mondo ragazzi esisteva già la doppietta. Andiamo a gustarci un attimo il gameplay. Si chiama Double Punch. Che cattiveria! Di prepotenza così. Vedi due colpi senza ricaricare. Bisogna vedere quanto, come la settano per il Battle Royale. Attenzione, attenzione. Qua ci fa vedere. Questa è la versione rara
su Save the World, noi lo abbiamo epico e leggendario. Tanta roba, raga. Tanta roba. La rivediamo l'ultima volta velocemente mentre la andiamo a commentare. Sono sicuro, ragazzi, che farà davvero brutto. Sicuramente l'animazione per ricaricare l'arma è veramente meravigliosa, ragazzi. Velocissima a ricaricarla anche. Quindi bisogna cercare di utilizzarla in maniera molto molto studiata. Siccome in Salva al Mondo i colpi sono due, in realtà quattro, prima di essere ricaricati, bisogna assolutamente essere certi di andare a segno col bersaglio prima di sparare. Beh ragazzi, quindi questa l'abbiamo vista ed è veramente veramente meraviglioso anche il gameplay. Tra pochissimo, ragazzi, ovviamente l'avremo tutti disponibile. Ma non è finita qua, ragazzi, non è finita qua. Oggi voglio farvi vedere un sacco di cose, ragazzi. Come vi ricordate sicuramente, ragazzi, con l'introduzione della patch 5.2 ci sono tutte queste meravigliose skin che arriveranno appunto su Battle Royale. Abbiamo il Celestial, che è una skin maschile, il Durburger Hero, gli Exercise, il Fuzzy Bear Panda, e quella che vi ho, ragazzi, sottolineato è la versione femminile della Street Racer. Come vedete c'è anche la versione maschile e la versione Sushi Chef, che ancora non sappiamo. Se andiamo, ragazzi, a vedere nelle schermate di caricamento cinesi, ai, sembrerebbe, ragazzi, che quella skin che state vedendo sia la Street Racer femminile. È un mega leak. Ovviamente non li ho ancora ringraziati, ma tutte queste cose che state vedendo sono sempre arrivano sempre dal Fabione e dal gruppo Telegram che mi segue, che mi aiuta con i leak, cioè Aydin, Marco, quello che succede su Twitch e YouTube e tanta altra gente. No, non sono altri, tanti altri, sono altri due, mi sfuggono. Quindi, ragazzi, questa sembra davvero la nuova skin degli Street Racer. Tra l'altro, ragazzi, questa mattina, porco Giuda, ho fatto il video dello shop, ero talmente addormentato mentre lo facevo che al posto di cliccare esci, minchia, ho cliccato su acquisto, ho comprato il piccone del tassista, vabbè, che non mi piace, ma fa niente, ormai l'abbiamo preso, non lo posso più rimborsare. Che ce devo fare? Me lo devo tenere. Vediamo se c'è qualcos'altro, se abbiamo terminato. No, c'è altro, ragazzi, ci sono due nuovi glider che sono stati recuperati, come vedete sono pixelati al massimo negli elementi della patch 5.2. il primo è questo, ragazzi, non sappiamo a chi sia attribuito, non sappiamo, tra l'altro, ragazzi, oggi sapremo anche la skin di Twitch Prime, quindi mi raccomando, tanti video sul canale oggi, tante informazioni per voi, cercheremo di darvene il più possibile senza ingolfarvi troppo di roba, ma non dimenticatevi di rimanere qua con noi. E per chiudere, ragazzi, l'ultimo glider, qua ho visto anche qualche gameplay ma non ho avuto tempo di trovarli prima della registrazione del video, il glider modern, che secondo me ci sta benissimo col Venturion, però in realtà non c'entra assolutamente nulla. Ragazzi, ne abbiamo davvero viste tantissime, è veramente una patch che introdurrà un sacco di cose delle quali ancora io non vi ho parlato per evitare di darvi troppe informazioni, per tenervi un po' sfrigolanti come le fettine di bacon qua dentro la padella. Quindi, ragazzi, mi raccomando, voi non dimenticatevi di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video, soprattutto di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le news di Fortnite, di Salva al Mondo e di Fortnite su Battle Royale. Noi ci vediamo in live. Ciao!